Ciao a tutti amici, sono Giso e siete su Giso's Playroom. Quello che state vedendo è un video un po' inaspettato. Nel senso, sarà un video veloce, sarà un veloce unboxing di un pacchettone. Questo grosso pacchettone che è arrivato dall'Olanda e mi sono trovato nella posta stamattina. Non vi nascondo, non fate i maliziosi, non è che perché viene dall'Olanda c'è dentro l'erba, io faccio solo cose regolari, niente cose illegali. E ho un piccolo sospetto di quello che sia. Adesso magari facciamo un unboxing e vediamo se è quello che penso. Ma prima la sigla. Eccoci qui, guardate questo bel pacchettone, ci dà delle indicazioni, ci dice che dentro ci sono delle batterie, potrebbe quindi essere qualcosa di esplosivo. Credo che c'entri qualcosa il buon Gabe Newell, però... Sto aprendo con voi. Per questo video mi limiterò all'unboxing. Poi se è quello che penso e che scopriremo insieme. Ammazza, proprio. Non lo voglio stuprare, però ecco qua. Ta-da, ta-da, che sarà mai? Ta-da, ta-da. Olè! Vediamo questa scatolona che c'è scritto sulla luna in sottomarino auf dem Schiff sulla ruota panoramica. Attention, attention, Achtung. Che cosa potrebbe esserci qua dentro? Your games are going places. Questa è la custodia e in effetti c'è scritto Valve, il meraviglioso logo di Valve. Cos'altro c'è? Mannaggia la miseria, quante... Mi serve un'altra volta le forbici, dove le avrò mai messe? Riuscirò mai ad aprire questo pacchetto? Who knows? Vabbè, sentite, sfondiamo tutto. Ecco qua. Alimentatore, presa USB Type-C, istruzioni. Istruzioni secondo voi sono della console? Che a questo punto lo possiamo dire, mi sa che è lo Steam Deck. Bene, lingue incomprensibili. Ebbene sì, Steam Deck. Health and Safety Maintenance. Ok. Li mettiamo dentro la roba accessoria. Devo dire, è molto carina questa scatola però, eh. E concentriamoci su questo. Your dreams are going places. Apriamo. Il buon Gabe ci ha fatto omaggio, che poi con quello che costa omaggio un par de balle, però anche di una bella custodia.
Spero che non ci sia solo la custodia, ma che ci sia qualcos'altro dentro. E questo è il logo di Steam Deck. Ah, ecco, vedete? C'è anche questa sorta di blocco che dovrebbe assicurarci che sia non sia stato aperto prima. Lo togliamo, lo tagliamo e vediamo finalmente dentro cosa c'è. È pesante quanto un bambino, eh? Eccola là. Ta-da! È arrivata la Steam Deck. Questo ovviamente, come mio solito, visto che sono un pazzo fottuto, è il modello top da 512. Questa è una pezzetta. Qua dentro si dovrebbe poter bloccare la Steam Deck nel trasportarla. Allora, è veramente grossa, però per fortuna la si riesce a tenere bene in mano. Abbiamo, a differenza delle rivali come One X Player, oltre alla croce direzionale che è messa un po' troppo in alto forse qui a sinistra, e allo stick analogico sinistro, qua e qua abbiamo praticamente dei pad tipo mouse per i controlli. Croce direzionale, scusatemi, croce analogica, stick analogico destro, quattro tasti funzione, L ed R, i due trigger, questi sì che sono dei grilletti seri. Veniamo dietro com'è fatta. Pulsanti addizionali, ecco, 2 e 2, quindi sono 4. Io vedrei soltanto dov'è il pulsante dell'accensione. Questo è il volume. Jack audio, accensione. Vediamo se c'è un minimo di batteria, se si accende. Sta proprio a zero? Dai Gabe, non mi dire che hai mai fatto il pacco, dai! E vabbè, è proprio zero. Ragazzi, io... l'unboxing a questo punto finisce qui. Io la metto in carica immediatamente, così che quanto prima sarà utilizzabile e provabile, in modo da vedere un attimino com'è questa piccola bestiola. Seguirà una videoprova un po' più accurata, quindi installerò e proverò qualcosa e poi magari ci lanceremo in paragoni con le rivali come One X Player, visto che insomma il paragone con Odin insomma non sussiste. Bene bene, per adesso è tutto. Se il video vi piace, mi raccomando, mettete il pollicione in su, iscrivetevi al mio canale e un saluto a tutti da Giso, alla prossima.